Sono quasi 400 film che arrivano da tutto il mondo, che arrivano dalla fine dell'Ottocento lungo tutto il Novecento, che ci raccontano la storia, che ci raccontano il presente, con serate super divertenti, come possiamo immaginare sarà il Blues Brothers presentato da John Landis, o l'ultimo spettacolo presentato da Wes Anderson, ma anche la serata che vedrà protagonista Stefania Sembrelli con il nuovo restauro del Conformista, o quando Olivia Harrison ci presenterà Beatles Get Back. Ma accanto a questi film enormi, a queste serate gigantesche, ci sono due capolavori del 1922, Nosferatu e Foolish Wives nelle versioni restaurate, accompagnate dalla presenza dell'orchestra del Teatro Comunale dirette da Timothy Brock, quindi due film capolavoro di 100 anni fa. Ci sarà un'anteprima italiana molto importante, Le Pupille, il mediometraggio prodotto da Disney, da Cuarón, di Alice Rohrwacher, girato nella nostra città, e sarà un bel modo per rivedere Bologna osservato da una grande regista contemporanea. Ci sarà moltissima musica, perché tutti i film muti saranno accompagnati, ci sarà Piazza Maggiore, ma ci sarà anche Piazzetta Pasolini, ci sarà il trionfo delle sale, il Jolly, l'Arlecchino, il Lumière, l'Europa Cinema, e poi soprattutto ci saranno delle rassegne assolutamente uniche, dove trovare anche paesi che non esistono più, come la Jugoslavia, o momenti della storia del cinema, come le commedie musicali realizzate in Germania tra il 30 e il 32, quindi subito prima dell'arrivo di Hitler, che distrusse questo genere importantissimo e prezioso, che oggi rivive grazie ai restauri. Ci sarà Sophia Loren, ci saranno grandi retrospettive, ci saranno i protagonisti della conservazione del restauro a livello internazionale, e poi ci saranno anche tanti artisti, tanti registi che verranno per presentare un film, come il caso di Desplechin, che presenterà La Règle du jeu, e non sarà l'unico, perché per esempio Gabriele Mainetti presenterà Nosferatu, e poi naturalmente apriamo le danze con lo sguardo di un altro maestro che è Gianni Amelio. Tutto questo cinema del passato credo ci racconti molto bene quello che siamo stati, ma ci aiuti anche a guardare il futuro, nel senso che il cinema è una memoria straordinaria di quello che siamo stati, e forse ci può aiutare a guardare il futuro con minore preoccupazione, anche perché questo vuole essere l'edizione del ritorno, passata la grande paura della pandemia.